buono o valore significa rovismo. Live in the white. Se non prendiamo dei rischi. Io sempre uso il papel gran fino. Io voglio vedere segni di matita sotto la trasparenza. Il color predomina sopra l'acqua. Benvenuti nella seconda puntata di Storie di Acquerello, il nuovo podcast dedicato a questa meravigliosa tecnica. Oggi alla conduzione ci sono io, Laura. E io, Emma. In questo spazio coltiveremo il nostro amore per l'acqua e il colore, parlando con artisti italiani ed internazionali. E con gli specialisti e appassionati che ruotano intorno a questo meraviglioso mondo. News, interviste, segreti e aneddoti dei grandi maestri, prodotti e materiali per la pittura d'acquerello. Vi presenteremo i festival, le mostre, i concorsi e gli eventi collegati. State con noi, mettetevi comodi e preparatevi al viaggio. Anche perché il viaggio in acquerello è magico, rilassante e divertente. In questa puntata, notizie dall'acquerello, concorso a premi il personaggio misterioso, intervista a Felice Feltracco, recensione del libro Dipingere ritratti, vincitore del concorso della scorsa puntata. Primo indizio del nostro concorso: i suoi soggetti preferiti sono i fiori. Notizie dall'acquerello. Fino all'8 ottobre al Museo Rimoldi a Cortina d'Ampezzo potrete visitare la mostra dal titolo Lieve e potente, l'incanto dell'acquerello. Tutte le info sul sito dell'AIA, Associazione Italiana Acquerellisti. A Bergamo il 2 e 3 settembre si terrà la terza edizione del Festival Storie ad Acquerello. Workshop, dimostrazioni, conferenze, stand. Tutte le info sul sito www.storieadacquerello.it. Dal 12 al 26 luglio a Brioude in Francia, 11ª Biennale di Acquerello. Mostre, corsi, convegni e incontri di sketch. Un appuntamento importantissimo da non perdere. Dal 29 luglio al 5 agosto potrete visitare la mostra di Felice Feltracco a Pian del Consiglio, presso la struttura dell'Hangar. Ringraziamo per le segnalazioni Monica Favaretto, Marinella Canonico, Barnaba Salvador e Felice Feltracco. Secondo indizio del nostro concorso: solitamente dipinge in ginocchio. Come partecipare al concorso? In ogni puntata daremo tre indizi che identificano un personaggio misterioso del mondo dell'acquerello. Se avete capito di chi si tratta, scrivete la soluzione a storiediacquerello@gmail.com. Verrà estratto un vincitore tra chi ha risposto correttamente. Nella prossima puntata vi comunicheremo la soluzione e a chi abbiamo assegnato il nostro premio in materiale artistico. Intervista all'artista. Parliamo ora con Felice Feltracco, che ci racconterà il suo progetto editoriale sul Bosco del Consiglio. Ciao Felice, grazie di essere qui con noi. E innanzitutto, come stai? Io sto bene, grazie, e grazie per l'invito. Ottimo. Allora, oltre alla tua attività artistica, conosciamo il tuo interesse per i materiali per l'acquerello. Da che cosa è partita la motivazione e a cosa ti ha portato la tua ricerca? Beh, allora, inizialmente è nata come un'esperienza, diciamo un'esperienza, un'esigenza, ecco, di trovare attraverso degli strumenti migliori una pittura effettivamente di qualità, cioè evitando una visione elitaria di mare di strumenti dai costi folli. Pensiamo, non so, a certi pennelli, soprattutto i primi anni in cui abbiamo avuto l'attività artistica, e mirando, diciamo, anche un aspetto alla salvaguardia della natura e degli animali, che è un argomento che mi sta particolarmente a cuore, ecco. Quindi un po' questa è stata l'esigenza che mi ha mosso verso questa direzione. Poi tutto è nato un po' da aver, diciamo, ho iniziato a contattare alcune aziende, ho instaurato un bellissimo rapporto con la Tintoretto. Inizialmente ci sono state delle difficoltà, ma poi siamo riusciti a realizzare dei pennelli con un manico in legno, con setole 100% sintetiche, e che comunque funzionassero molto bene. Ecco, questo era un po', è stato l'inizio di tutto. Discorso dei godet invece, perché anche realizzo dei godet artigianali, sono venuti dopo,
proprio perché cercavo di trovare il modo di farmi dei colori per conto mio con una qualità tecnica personale, specifica, e li volevo in un certo modo, quindi a quel punto ho cercato di farmi proprio dei colori con certe caratteristiche. Questo poi è venuto dopo, è venuta anche l'idea di dire perché no, proporre ad altri artisti, così è nata un po' questa attività. E quindi hai dovuto comunque fare una ricerca anche sui pigmenti, immagino, no? Sì, ho dovuto fare, tra l'altro in maniera empirica, quindi non avendo delle conoscenze tecniche dal punto di vista chimico. Però da un certo punto di vista invece avevo forse un vantaggio rispetto a un chimico, cioè di essere comunque un utilizzatore e di valutare il colore non solo in un aspetto chimico generale, ma anche in un aspetto di resa, di resistenza alla luce, di qualità timbrica, che sono aspetti che se uno non è un artista fa molta fatica a percepire, ecco. E quindi ho pensato di proporre anche agli altri artisti, è stata una cosa che comunque mi sta dando anche delle grandi soddisfazioni. E quindi tu vendi questi godè che si chiamano Foresto, giusto? Sì, ricordiamo. Foresto, lì il nome è nato un po' per caso, perché io sono sempre stato legato un po' alla città di Asolo, e stranamente la città di Asolo ha 4 foreste d'ingresso alla città, ecco, quindi questo tema è un po' particolare. Io tra l'altro da piccolo lo percorrevo sempre a piedi per andare ad Asolo la domenica pomeriggio al cinema, era l'unico cinema della zona. E ho questi ricordi infantili, che però questo viale è molto bello perché è circondato da ville e con dei giardini meravigliosi. C'è proprio questa idea del Foresto Vecchio, che è una strada ombrosa molto particolare, insomma. Quindi si addiceva molto anche il nome Foresto a questo percorso che facevo. Bello, beh, grazie di averci dato piccoli aneddoti. Esatto. Poi c'era anche un punto molto carino, perché c'era una specie di galleria che non c'erano luci dentro. Allora ogni volta ci facevamo gli scherzi quando percorrevamo questa galleria, ed era sempre un trauma superare questo punto. Vabbè, comunque le cose infantili. Bene, e poi volevo finire per dirti che poi con i godè ho anche pensato di fare delle scatole in legno, quindi con il mio design, con delle mie idee. E sia le scatole degli acquarelli sia i cavalletti, che anche lì è un tema particolare che sto studiando in continuazione, ecco. Sviluppi. Ecco, vogliamo ricordare dove si possono acquistare i prodotti? Allora, si possono acquistare sul mio sito, che si chiama acquarellidautore.it, dove li trovate praticamente tutti i prodotti che in parte realizzo io, in parte sono prodotti che ho sviluppato con alcune aziende. Ecco, con i tuoi acquerelli hai collaborato anche alla pubblicazione di vari libri. E quale di questi è stato per te particolarmente significativo? Allora, tutti sono, diciamo, come una specie di figli, ecco, per me. Però sicuramente i libri che ho realizzato con la scrittrice storica Chiara Frugoni sono stati particolarmente importanti per me. È una collaborazione che è nata per una serie di libri per bambini, e che però mi ha insegnato molte cose anche sul rapporto personale con Chiara. E tra l'altro poi con questi libri siamo anche riusciti a organizzare delle mostre in diverse località italiane, quindi Assisi, Bergamo. Chiara Frugoni purtroppo è scomparsa lo scorso anno, e questo sicuramente è stata così una cosa anche triste per me, però quello che mi ha lasciato è stato molto dal punto di vista anche della ricerca, dell'impegno, del modo di lavorare, di prendere comunque anche l'attività, anche se a volte noi artisti ci viene un po' questa sindrome, no, di dire faccio sempre un'attività un po' pseudoludica, no? Dico, l'arte, la pittura, insomma, sembra quasi una cosa che per molti non è proprio un vero e proprio lavoro, invece lo percepisco sempre un po' in questo modo, quindi che ci sia comunque questo impegno anche nel fare le cose bene, con impegno, ecco, con volontà di migliorarsi sempre, ecco. Torniamo a parlare della foresta, e in particolar modo della Foresta del Cansiglio. So che stai seguendo un nuovo progetto e sono molto curiosa di saperne di più. Beh, allora è un progetto che prevede un libro e una mostra di disegni, acquarelli e anche olli su carta, dedicati al Cansiglio. Allora, perché il Cansiglio? Perché io sono rimasto affascinato alcuni anni fa quando l'ho visitato, perché nessuno, magari non tutti sanno che
La foresta del Cansiglio, insieme con la foresta della Sila, è la più importante foresta italiana. E siamo agli sgoccioli, nel senso che purtroppo è un ambiente, sono ambienti molto più complicati da gestire e da preservare. Però per me è stato molto importante trovare un ambito così suggestivo. E quindi ho sviluppato questo progetto, tra l'altro in collaborazione col poeta e scrittore Pier Franculiana, che è nato e cresciuto proprio lì in Cansiglio, quindi un autore che comunque ha un grande legame con questa terra. Quindi, E quindi com'è nata l'idea di questa collaborazione? beh, allora è nata proprio perché, proprio con la ricerca, nell'andare anche a vedere questi luoghi, poi casualmente ho scoperto la sua poesia, la trovo molto legata al tema della selva. Ed è un tema che mi è, come penso che chi mi conosce lo ha percepito più volte, è un tema che mi è particolarmente caro. I suoi versi poi hanno creato fin da subito in me una serie di suggestioni visive molto importanti, molto profonde, che si legano alla mia visione degli alberi e in generale alla mia pittura. E penso che, insomma, siamo riusciti a mettere insieme due visioni dell'arte che si esprimono anche in modalità diverse, ovviamente, però siamo accomunati. Ecco, la cosa che mi ha più interessato è stato proprio il fatto di comunque di percepire diciamo in maniera abbastanza simile quello che è il fascino, il mistero della foresta, del bosco. Perché hai deciso di alternare il colore al disegno nelle immagini dedicate alla Foresta del Cansiglio? Per esempio, l'uso della grafite mi permette di effettuare una sorta di ricerca, quindi di avvicinarmi al tema, ai soggetti, in un modo quasi più analitico. Diciamo che in alcuni casi il disegno o diciamo una tecnica acquarellistica particolare è stata un po' focalizzata verso la ricerca proprio di questa idea di una natura sobria e scarna, diciamo molto emozionale. Quindi a volte proprio nel cercare gli elementi all'interno della natura, il disegno può essere anche un valido strumento di ricerca. Io penso sempre ai disegni di Leonardo da Vinci, quando usava lo strumento del disegno come una sorta di strumento di conoscenza. Quindi mi ha sempre un po', diciamo, interessato questo aspetto. Anche se io poi in realtà con il disegno ho sempre avuto un rapporto abbastanza complesso, l'ho riscoperto proprio in occasione di questa esperienza. Quindi è stato comunque per me molto formativo. E Beh, è poi bello, no? Perché il segno comunque segno molto, molto suggestivo. Tra l'altro, il progetto è alla sua praticamente conclusione, però devo dire che quando siamo entrati, ma io personalmente come disegnatore, come acquarellista, artista in genere, sono entrato in questi temi, devo dire che sono rimasto molto colpito dalla complessità, cioè nel senso che mi verrebbe da dire, beh, per fare un libro del genere ci sarebbero voluti 20 anni. Comunque è bene a un certo punto dare una una conclusione. conclusione, Beh, perché altrimenti si rischia di andare piano. dai, ci saranno altri Sì, progetti, altri momenti. Puoi dirci qual è il titolo del libro e dove lo si può trovare? certo. Allora, il titolo è Cansiglio, variazione di paesaggio e sarà disponibile dal 29 luglio durante l'esposizione in Pian del Cansiglio all'Hangar. Poi anche sarà possibile acquistarlo sul sito www.felicefeltracco.it. Hai già qualche progetto futuro? E mi piacerebbe un giorno fare una mostra dove ci sono acquarelli e altre opere anche ad olio o a matita, con le foto che testimoniano la plein air. La foto dei momenti, ecco, delle fasi dove io sono andato poi a dipingere quei soggetti lì, insomma. Perché mi sono reso conto che effettivamente quando si dipinge en plein air, si percepisce tutta una serie di sensazioni visive, anche Anche olfattive. brava, anche olfattive, i suoni degli uccelli, diciamo anche lo scorrere delle ore del giorno, e tutto questo diventa un'esperienza che è unica e irripetibile. E Sì. quindi ogni volta c'è un legame particolarissimo con quell'acquarello che noi siamo andati a realizzare, anche se quell'acquarello magari non è
un'opera che diventa eccezionale per noi, o magari beh, se l'avessi fatto in studio forse sarei riuscito a ottenere un risultato migliore, però in realtà c'è un legame che è particolare rispetto magari a un'opera che viene fatta in studio, quindi c'è, certo. C'è un'esperienza, no, che hai vissuto, quindi il vento, il momento, insomma, sì, diciamo che l'ho iniziato con questa esperienza. Adesso questo sarà ovviamente un tema che andrò a sviluppare nei prossimi tempi, lo spero. Ti faccio un'altra domanda così a bruciapelo perché so che tu sei una persona estremamente simpatica. Ah, grazie. E quindi raccontaci, non so, un aneddoto che ti è capitato con l'acquerello oppure anche nella preparazione di questo nuovo progetto. Beh, ce ne sarebbero tanti di aneddoti divertenti. Diciamo che, per esempio, la cosa che mi ha colpito, ecco, parliamo un po' del Cansiglio. La foresta del Cansiglio è stranissima perché si arriva anche in una giornata di sole, ovviamente io andavo il mattino molto presto, ed è affascinante perché c'è la piana del Cansiglio, quindi voi immaginate che il Cansiglio è una specie di altopiano e poi da qui, diciamo, sorgono queste montagne che salgono in maniera abbastanza dolce e ci sono questi boschi di faggi molto molto belli. E si crea un'inversione termica, quindi il mattino noi sulla piana abbiamo una nebbia pazzesca, anche quando sorge il sole ci sono degli effetti di luce incredibili. Solo che io sono andato anche d'inverno, vi garantisco che la piana del Cansiglio è uno dei posti più freddi del nord Italia. Cioè, lì per fare la pittura a plein air mi dovrei vestire come un palombaro. Comunque, ci proveremo. Ecco, veramente, perché c'è un tasso di umidità incredibile, cioè la nebbia, freddo. Invece, andando per esempio sul monte Pizzoc, che è proprio il monte più alto che c'è attorno alla piana, dice, soprattutto quando c'è il sole si sta benissimo, c'è una temperatura meravigliosa. Rado, ma incontri anche degli animali, non so. Ovviamente il Cansiglio, allora, è famosissimo per i cervi. Ah, infatti. E tra l'altro proprio l'altro giorno che sono andato a fare la piccola, diciamo, verifica della location dell'hangar, e eravamo dentro la sala a discutere e c'era una grande vetrata posteriore dell'hangar e c'era un branco di cervi che ci fissava. Bellissimo. E sembra incredibile, perché invece sono riuscito anche a riprenderli, quindi probabilmente, ecco, quindi poi abbiamo la mostra dentro la mostra, giusto? Sì, perché avremo i cervi che ci daranno che girano intorno alla mostra, quindi insomma è un luogo pieno di suggestioni. Tra l'altro volevo dirvi anche che spesso io sono andato sul Pizzoc, che è sempre della piana del Cansiglio e che fa parte del complesso del Cansiglio, perché è uno dei luoghi più importanti per il passaggio dei passeriformi, che di solito arrivano dal nord Europa, dalla Scandinavia e soprattutto dalla zona della Russia, e vengono in pianura padana e poi magari alcuni vanno anche addirittura in Africa per svernare. Ed è famosissimo, cioè è un luogo dove veramente, soprattutto in un periodo autunnale, c'è tra l'altro lì anche un centro di inanellamento per i passeriformi, che poi in realtà si trova un po' di tutto, cioè ci sono anche catture sempre a scopo scientifico, poi gli uccelli vengono liberati. Di non so, il gufo degli Urali, cioè ci sono animali veramente incredibili e spesso ci sono proprio questi passaggi di migliaia e migliaia di passeriformi, che è bellissimo perché quando passano addirittura quasi oscuro nel sole, quindi è una cosa meravigliosa. Dai, speriamo di preservare sempre questo bosco, questa meraviglia, perché sì, il Bosco del Cansiglio è effettivamente qualcosa che va tutelato, e spero che questo libro anche aiuti a far capire alle persone, ovviamente quelle che magari non lo conoscono, di poterlo anche apprezzare, perché è comunque per me è stata un'esperienza veramente meravigliosa. Ecco, questo. Magari visto che ci ascoltano tutta Italia, facciamo capire un po' dove è posizionato, perché a quanto ricordo semplice, tra Belluno, Pordenone e Treviso, sì, giusto? Sì, certo, è sul confine tra il Veneto e il Friuli, però basta, allora il riferimento tra l'altro è abbastanza semplice arrivarci, perché si arriva con l'autostrada a Vittorio Veneto, si fa l'uscita di Vittorio Veneto Sud,
E poi da Vittorio Veneto si prende, c'è la strada che porta in Cansiglio, diciamo, tra l'altro è vicino anche a Sarmede, quindi qualcuno conoscerà anche perché c'è un bellissimo festival sull'illustrazione. Diciamo che da Vittorio Veneto in Cansiglio ci vuole circa una mezz'oretta, anche meno, insomma. Non è tra l'altro una strada che ha dei particolari tornanti, una strada abbastanza normale, ecco. Bene. Ti ringrazio, Felice, è stata una bellissima intervista. Siamo proprio curiosi di vedere anche questo bellissimo libro. Poi ecco, volevo solo dire, quando voi vedete il volantino o vedrete il volantino sui social della mostra, sappiate che io sarò sempre presente alla mostra e l'idea è quella di piazzare un bel cavalletto fuori dalla mostra di Pigeon in plein air, quindi visitatori potranno vedere l'artista anche in azione se possibile. Bene, quindi, bellissimo. Grazie. Ti ringrazio, Felice. Grazie. Mi piace che le cose succedano da sole e il dipinto prenda forma, quasi per una sua forza interna. Charles Reed. Sfogliamo insieme un libro diventato un classico dell'acquerello. Oggi vi presentiamo il libro Acquerello, dipingere ritratti di Charles Reed, pittore, illustratore e insegnante americano. Il libro, ormai diventato un classico nella letteratura sull'acquerello, era uscito in versione inglese nel 1973, poi tradotto in italiano nel 1989 per le edizioni EDTM di Milano. Potete acquistarlo online. Così Charles Reed parla nell'introduzione del libro. Mezzo spontaneo e suggestivo, l'acquerello mi dà ogni volta il brivido di un'avventura entusiasmante. Circolano diversi miti riguardo alla pittura d'acquerello e tutti mi trovano in totale disaccordo. Per esempio, ho sentito dire che quando si usa questo mezzo non è possibile apportare alcuna correzione o cambiamento, ma bisogna ottenere subito una resa perfetta. Questo non è assolutamente vero. Al contrario, l'esperienza mi ha insegnato che spesso sono proprio le correzioni e le modifiche a fare un dipinto e spero che seguendo le dimostrazioni di questo libro capirete da soli cosa intendo. Dice ancora Reed, un'altra idea sbagliata vuole che con questo mezzo sia molto più difficile dipingere le persone rispetto ad altri soggetti. Ancora una volta dissento nel modo più assoluto. L'acquerello è il mezzo ideale per ritratti informali e spontanei. Ma è certamente anche un mezzo adeguato a dipingere ritratti raffinati e dalla finitura estremamente accurata. Il volume è diviso in sezioni. Inizia col parlare di materiali e strumenti, dando subito un avvertimento al lettore. Recarsi in un negozio di belle arti è il solo aspetto spiacevole della pittura d'acquerello. Nell'affrontare la spesa cercate di farvi coraggio, pensando che non è possibile dare il meglio di sé quando ci si serve di materiali scadenti. L'autore procede poi nella disamina delle diverse sezioni del ritratto. La testa, dove l'autore spiega in maniera semplificata le varie illuminazioni, frontale, laterale e in controluce. I lineamenti, dove spiega come trattare gli occhi, la bocca e il naso. In particolare sul naso cita il pittore ritrattista John Sargent. Il ritratto è quel genere di dipinto in cui c'è sempre qualcosa che non va nel naso. Infine troviamo la sezione dei capelli e delle mani, dove Reed confessa: disegnare mani mi è sempre risultato difficile e ancora oggi incontro seri problemi nel farlo. Il libro si conclude con i ritratti in bianco e nero e i ritratti a colori, con la specifica dei colori che usa per l'incarnato. Ci sono tantissime dimostrazioni passo passo per potervi esercitare. Molti grandi maestri hanno tratto ispirazione dal lavoro di Reed per la tecnica del ritratto. Terzo e ultimo indizio del nostro concorso. Vive nel paese del Sol Levante. Passiamo ora al vincitore del nostro concorso. Vi ringraziamo per la grande partecipazione al concorso Il personaggio misterioso della scorsa puntata, che era Alvaro Castagnet. Tra le persone che hanno risposto correttamente è stata estratta Nadia Grotto, che vince il libro che vi abbiamo appena presentato, Charles Reed. Dipingere ritratti. Complimenti, Nadia! Ringraziamo gli ascoltatori per averci aiutati con le news di questa puntata.
Vi diamo appuntamento alla prossima puntata del podcast che uscirà a metà agosto 2023. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo di trovare in questa magica tecnica la gioia e la sorpresa che l'arte e l'acquerello sanno stimolare. Buon acquerello a tutti!